Fognature oltre cerchio, posate e tubazioni per 6 km. Stanno procedendo a pieno regime i cantieri per il collegamento tra Nozzano e Ponte Tetto, un'opera attesa da decenni. Dai Lions, pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria e sociale saranno distribuiti dalla Croce Verde di Lucca. Lucca Film Festival, il giorno di Elio Germano, l'attore premiato all'ultimo festival di Berlino, ha incontrato il pubblico al Cinema Centrale e all'Astra. Ucci trionfa al rally dell'Adriatico, Paolo Andreucci consolida la leadership nel campionato italiano, ma Campedelli non molla e alla Tuscan Rewind può scavalcare il Garfagnino che correrà con la Peugeot 208 Rally 4. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Noi. In primo piano le fognature dell'Oltreserchio, un'opera attesa da decenni, c'è stato un sopralluogo, i lavori stanno procedendo a pieno regime. L'amministrazione comunale di Lucca, insieme ad alcuni membri del consiglio di amministrazione di GEAL e al suo presidente Giulio Sensi, ha compiuto un sopralluogo al cantiere del collegamento fognario in Nozzano Ponte Tetto, in località Meati. I lavori, iniziati nel novembre del 2019, stanno procedendo secondo il cronoprogramma iniziale, con la posa di circa 6 km di tubature. Stiamo rispettando il programma dei lavori, cioè abbiamo realizzato 6 km sui 10 complessivi, quindi possiamo dire che entro la primavera l'opera sarà definitiva. Stiamo lavorando alla costruzione anche delle stazioni di sollevamento, quindi nel percorso, nel tragitto ci sono anche altre opere a corredo dell'infrastruttura che serviranno a farla funzionare. Un'opera attesa da decenni dai residenti della zona dell'Oltreserchio e che adesso è resa possibile dai lavori di adeguamento dell'acquedotto di Ponte Tetto, che è in grado di trattare anche le fognature di quella zona. Questa opera consente di collegare tutta la parte ovest del territorio del comune, di fatto, con il depuratore di Ponte Tetto, che tra l'altro è un impianto di alta definizione dal punto di vista della depurazione, quindi un impianto su cui sono stati fatti investimenti importanti che continuano ancora per avere sempre migliori risultati. Un tassello questo che va ad inserirsi in una rete più ampia che comprenderà anche i paesi di Nozzano e Balbano. Il collegamento Nozzano-Ponte Tetto rappresenta l'architrave tecnico su cui poi poter progettare ed eseguire le restanti estensioni. Le prime estensioni nella zona di Nozzano e di Balbano potranno essere già realizzate, i lavori potranno essere avviati entro la conclusione di questo mandato. La cronaca, tentata rapina ai danni di un rappresentante di gioielli a Capannori. L'uomo è stato aggredito da un uomo a volto coperto davanti alla gioielleria Gianni in via Cardinale Pacini. Il rapinatore, che impugnava una pistola giocattolo, ha tentato di strappare la borsa dalle mani del rappresentante, che però non si è fatto intimorire ed ha resistito. Il malvivente allora ha iniziato a colpire l'uomo, ma alla fine è dovuto fuggire a mani vuote salendo a bordo di uno scooter sul quale lo attendeva un complice. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri. A Lucca la procura ha disposto il sequestro del Barino di Joe in corso Garibaldi, uno dei locali più frequentati del centro storico. Il locale è di proprietà di Giovanni Martini, presidente della commissione centro storico di Confcommercio. I sigilli apposti dalla Polizia Municipale sono scattati per disturbo della quiete pubblica a seguito di alcuni esposti presentati da residenti della zona per schiamazzi e musica alta. Sulla questione è intervenuta la Confcommercio, che non commenta l'aspetto giuridico della vicenda, ma definisce completamente sbagliate le modalità con cui è stato condotto il sequestro, per il quale, dice Confcommercio, sono stati impiegati ben 12 agenti, creando un effetto di spettacolarizzazione del tutto inopportuno. Cambiamo argomento, parliamo dell'emergenza sociale che sta accompagnando quella sanitaria anche sul nostro territorio. Sono in arrivo i pacchi alimentari pagati dai Lions Club per le famiglie in difficoltà in Lucchesia. Questo è il piccolo magazzino dei generi alimentari che la Croce Verde di Lucca invia alle famiglie in difficoltà.
Probabilmente dovrà essere trovata una stanza più grande perché a causa dell'emergenza Covid le richieste di aiuto sono raddoppiate rispetto all'anno scorso e perché sono in arrivo i pacchi alimentari messi a disposizione dai Lions Club della Toscana e di Lucca. L'iniziativa è stata annunciata proprio alla Croce Verde, alla presenza dei vertici dell'associazione e della presidente della Croce Verde lucchese Elisa Ricci. I Lions hanno devoluto 10.000 euro per l'acquisto dei generi alimentari di prima necessità che arriveranno dal Banco Alimentare della Toscana e che saranno distribuiti proprio dalla Croce Verde alle famiglie in difficoltà della Lucchesia. L'emergenza economica e sociale spesso è vissuta silenziosamente, hanno spiegato i Lions, ed è probabilmente destinata a peggiorare in maniera ulteriore. Noi stiamo cercando di attrezzarci per venire in aiuto a quelle persone, a quei nuclei familiari, a quelle famiglie che effettivamente si trovano nella situazione di indigenza tale da non riuscire neppure a procurarsi quelli che sono i generi alimentari di prima necessità. Noi come Lions del distretto della Regione Toscana siamo molto vicino a queste problematiche e ringrazio in questo caso la zona di competenza della Lucchesia per quello che ha fatto, per quello che sta facendo e che sicuramente continuerà a fare. Che la situazione sia difficile lo spiega anche la presidente Ricci. Le famiglie lucchesi entrate in difficoltà a marzo hanno continuato ad aver bisogno di sostegno anche nei mesi successivi. Purtroppo le persone che ce ne hanno fatto richiesta non hanno detto non ci serve più adesso e quindi abbiamo potuto smettere, ma continuiamo ogni 15 giorni a consegnare il pacco alimentare nella distribuzione che facciamo. E quindi un'eventuale prossima emergenza andrà a sommarsi a quella già iniziata a marzo. E a proposito di coronavirus, il bollettino di oggi parla di 120 nuovi casi in Toscana, 9 dei quali in provincia di Lucca, dei quali 7 nella piana di Lucca, 1 in Versilia e 1 in Valle del Serchio. E poi c'è la conta dei nuovi contagi nelle scuole, ormai una cronaca quotidiana. Oggi sono 3. Uno all'Istituto Maiorana di Porcari, uno alle elementari di Piano di Coreglia e uno alle scuole medie dell'Istituto Comprensivo di Monte Carlo. Ovviamente gli studenti delle classi coinvolte sono stati messi tutti in quarantena. Cambiamo ancora argomento e torniamo a parlare del progetto del pirogassificatore alla KME. Ieri vi abbiamo dato l'annuncio di una sentenza del TAR favorevole all'azienda. Oggi entra nei particolari di questa sentenza il collega Luca Galeotti. La questione della cosiddetta invariante strutturale di tipo ambientale che fu approvata dal comune di Barga nell'aprile 2019 e che di fatto poneva un serio veto sui terreni in cui è prevista la realizzazione del pirogassificatore, oggetto anche di una delle motivazioni che nei mesi scorsi ha portato la conferenza dei servizi ad esprimere il proprio preavviso di rigetto al progetto, non sussiste per il TAR di Firenze, che così si è espresso nella sentenza emessa il 22 settembre scorso, che ha annullato il provvedimento del comune di Barga. Una sentenza che ora riaccende la partita del pirogassificatore. La KME in particolare richiedeva al TAR e alla fine ha ottenuto l'annullamento della deliberazione comunale, un'interpretazione autentica dell'articolo 31 del piano strutturale che in sostanza sosteneva appunto la presenza per tali terreni di un'invariante strutturale ambientale. Una deliberazione che di fatto, se confermata, sarebbe stata difficilmente superabile per l'ottenimento del via libera al progetto del gassificatore. Il TAR, nella sua sentenza, sottolinea che appare evidente che la zona in questione non possa essere quantificata alla stregua di un'invariante strutturale a valenza ambientale. Nella sentenza peraltro si ritiene evidenti i vizi denunciati da KME, che aveva anche chiesto, ma questo non l'ha ottenuto, un risarcimento danni al comune. Vizi di eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento, disparità di trattamento, lesione dell'affidamento che affliggono la delibera del Consiglio Comunale dell'aprile 2019, recita la sentenza. Il comune di Barga, dal canto suo, ha però commentato il responso del Tribunale amministrativo dichiarando che impugnerà la sentenza in quanto, secondo l'amministrazione, il TAR si è riconosciuto un compito non suo, quello di definire i termini di un'invariante ambientale. La situazione alla scuola dell'infanzia di Nozzano, vi abbiamo detto dello sciopero di un paio di giorni delle famiglie dei bambini di 5 anni che non hanno mandato
i figli a scuola per protestare contro la decisione della dirigente scolastica di adottare un sistema alla Montessori con divisioni delle classi, non per età. È successo però che nella seduta di martedì sera del Consiglio di Istituto, dopo aver preso in considerazione tutte le istanze, la dirigente scolastica ha deciso di mantenere i gruppi eterogenei ed equilibrati per età in tutte le infanzie dell'istituto. Quindi la situazione rimane com'è. Vedremo che cosa faranno le famiglie dei bambini di 5 anni. Cambiamo ancora decisamente argomento, parliamo della caccia al cinghiale che parte anche da noi il 1° ottobre e che sarà possibile anche nei campi agricoli. Dal 1° ottobre sarà possibile cacciare cinghiali non solo nei boschi ma anche vicino ai campi coltivati dove fino ad oggi era proibito. È quanto previsto dalla delibera 843 approvata lo scorso luglio dalla giunta regionale toscana che ha introdotto la possibilità di svolgere la caccia agli ungulati in braccata, quindi con i cani, anche nelle aree non vocate per il periodo ottobre-novembre-dicembre 2020. Regole rigide però, 2 giorni alla settimana, il lunedì e il giovedì, con inizio dopo le ore 10. Il provvedimento, invocato da tempo dagli agricoltori, ha come obiettivo quello di aumentare il prelievo venatorio di cinghiali e quindi ridurre i danni che questi provocano alle colture. In questo periodo dell'anno ad essere colpite sono le viti, ma anche le semine autunnali. Gli animali sono in continuo aumento e distruggono le nostre coltivazioni. Noi ogni giorno dobbiamo fare i conti con ingenti danni, commenta il presidente di Confagricoltura Toscana Marco Neri, che lancia però un appello ai cacciatori. Questo tipo di caccia va praticata con attenzione, avverte. L'intervento devono essere mirati e risolutivi, eseguiti in sicurezza e nel rispetto del mondo agricolo. La presenza massiccia di cinghiali viene spesso denunciata in tutta la provincia di Lucca, dalla macchia lucchese alle zone montuose e collinari. Questo video è stato girato da un telespettatore nelle settimane scorse a Valli Sotto, in Garfagnana, e mostra le vie del borgo invase dagli animali. Una situazione molto frequente che esaspera i residenti. Andiamo a Castelnuovo adesso, siamo andati in visita alla Rocca Ariostesca dove sono in corso i lavori di restauro. Nel maggio scorso avevamo fatto un sopralluogo per la ripresa dei lavori post-lockdown alla Rocca Ariostesca di Castelnuovo Garfagnana, oggetto di un importante recupero finanziato con 2,5 milioni di euro stanziati dal Ministero per i Beni Ambientali e Attività Culturali e collegato al progetto Ducato Estense. Mercoledì mattina ci siamo recati all'interno del cantiere, che poi è una sorta di viaggio nel tempo e nella storia, spaccati del tempo che fu emergono da angoli più sconosciuti, stanze e passaggi segreti, e anche le carceri che ancora oggi nascondono i segni grafici di coloro che chissà per quali reati vi trascorsero parte della loro vita. Nonostante lo stop forzato per la pandemia, possiamo dire che tutto procede speditamente. Sì, i lavori stanno proseguendo, siamo in una fase molto buona e ci sono tutte le condizioni per cominciare a porsi l'obiettivo per un anno importante come il 2022, che è il 500° dell'arrivo di Ludovico Ariosto a Castelnuovo, di poter cominciare a dire che i lavori saranno praticamente terminati. Il punto dello stato di avanzamento dei lavori anche nelle parole dell'architetto Aldo Gherardi. Siamo a circa il 50% delle lavorazioni previste e abbiamo finito la prima fase importantissima di consolidamento strutturale delle parti murarie e dei solai. Ora procederemo abbastanza rapidamente, c'è ancora circa un anno di lavori, alla parte impiantistica, alla parte di finitura e quindi completamente con la parte degli arredi finali. Se non ci saranno altri stop forzati, per il prossimo autunno avremo quindi una rocca sicura che diventerà un punto culturale per l'intero territorio. Un centro di attrazione per visitatori, ma anche un centro di produzione culturale, di rapporto con la cultura del territorio, ma soprattutto un punto di riferimento nella cultura italiana dell'Ariosto, del perché l'Ariosto è stato a Castelnuovo, di cosa ha rappresentato e di cosa può rappresentare la ricerca intorno all'Ariosto e la suggestione dell'Ariosto nel mondo della cultura a livello nazionale e a livello internazionale. Questo può diventare la Rocca e questo può diventare Castelnuovo.
Lutto a Dezza Alta nel comune di Borgo a Mozzano per la scomparsa di una coppia, moglie e marito, entrambi morti nel giro di poche ore. Lei si chiamava Alfa, si è spenta dopo una lunga malattia. Il marito Romolo, un ex pastore, non ha retto alla scomparsa della compagna di tutta una vita ed è stato colto da infarto 2 ore dopo la notizia della scomparsa della moglie. Quindi un doppio lutto per la piccola comunità di Dezza nel comune di Borgo a Mozzano. Cambiamo ancora argomento, parliamo del Lucca Film Festival che è stato onorato dalla visita dell'attore romano Elio Germano. Al Lucca Film Festival è stata la giornata di Elio Germano, uno degli attori italiani più premiati di questi ultimi anni. Orso d'argento all'ultimo festival di Berlino per la sua interpretazione del pittore Ligabue nel film Volevo nascondermi. Martedì pomeriggio al Cinema Centrale, Germano ha presentato il progetto Segnale d'allarme, la mia battaglia VR, lo spettacolo teatrale in realtà virtuale nato dal testo scritto a 4 mani con Chiara Lagani, di cui Germano era attore unico e regista. Germano ha incontrato il pubblico per accompagnarlo nell'esperienza che permette allo spettatore di rivivere la pièce teatrale immergendosi completamente fino a confondere immaginario e reale. La sera invece al Cinema Astra, Germano ha presentato il film per il quale è stato premiato a Berlino, Volevo nascondermi, e che proprio in questi giorni è in proiezione nelle sale italiane. Un piccolo capolavoro che esalta le capacità dell'attore romano, interprete esemplare del pittore Ligabue. Una pellicola che racconta il valore di essere se stessi sempre, anche quando tutti intorno a noi si ostinano a considerarci matti. Lo sport adesso a Vittorio Veneto nel meeting internazionale valido come campionato italiano promesse e assoluti 10.000 metri, la piccola ma grande atleta Alessia Tuccitto, parliamo di atletica leggera, con una gara perfetta ha chiuso al 5º posto con il tempo di 34 minuti e 23 secondi. Allo stadio Zapotec la brava veterana Rossella D'Arata si è aggiudicata nella categoria SF55 la maglia di campionessa toscana Master Fidal 2020 sulla distanza degli 800 metri. E adesso il rally con la grande vittoria di Paolo Andreucci al rally dell'Adriatico. Sugli sterrati marchigiani si è consumata la terza prova delle 4 previste del campionato italiano, gioco forza ridotto. Il duello annunciato tra Paolo Andreucci e Simone Campedelli, divisi in classifica da un solo punto, non si è fatto attendere, con il forte boliviano Marco Bulasia a fare da terzo incomodo. La Citroen C3 di Ucci, che aveva alle note Francesco Pinelli, contro la Polo Volkswagen del Cesenate, affiancato dall'esperto Sauro Farnocchia, e la Skoda Fabia del sudamericano a giocarsi il rally sul filo dei decimi di secondo. Castel Sant'Angelo dei Laghi, le 2 speciali di circa 10 km da affrontare per 3 volte e non sono tratti facili. Infatti sul secondo passaggio della De Laghi Bulasia accusa un ritardo di oltre 30 secondi ed esce di scena almeno per il primo posto. Non molla Campedelli che da 8 decimi passa ad un ritardo di 1,6, qui squiglie come avrebbe detto il grande Totò. Ucci è velocissimo e determinato, quasi cattivo nel perseguire il suo obiettivo. Campedelli però è sempre lì e sono davvero battiti di ciglia e anche di polvere a separare 2 fieri contendenti. 2 dei migliori piloti del realismo italiano, sicuro. Nel terzo ed ultimo giro, la sessione pomeridiana, Ucci si scatena ancora di più e scava quei secondi che gli servono sul traguardo di Cingoli per aggiudicarsi il 27° rally dell'Adriatico e consolidare la propria leadership nel campionato italiano Terra 2020. Con 40 punti guida infatti la classifica, ma Campedelli potrebbe ancora scavalcarlo nell'ultimo atto di novembre al Tuscan Rewind, coefficiente di 1,5, laddove Ucci dovrebbe invece schierarsi con la piccola Peugeot 208 Rally 4, lasciando così di fatto via libera al Cesenate. Una cosa però è certa, anche a 55 anni sonati, il campione di Castelnuovo Garfagnana rimane grandissimo e inarrivabile. Seconda parte del TG Noi, iniziamo parlando di coronavirus, impennata di tamponi eseguiti in Versilia, ma ciò non basta per un tracciamento completo. Al TG Noi parla il direttore della zona, distretto, Campani, che interviene anche sui tempi dei test.
Da 500 tamponi a settimana, la media effettuata subito dopo il lockdown è circa 2.000 attuali. Test a tappeto nel territorio della Versilia per verificare la positività al Covid. La partita si vince trovando gli asintomatici, chi non si ammala ma è contagioso, aumentando il numero dei tamponi. Con l'apertura delle scuole, secondo quanto riferito da Alessandro Campani, direttore della zona distretto Versilia, limitare i tamponi a chi presenta sintomi è un errore. Circa 1.500 tamponi vengono fatti su indicazione della medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dal Dipartimento di Prevenzione al drive-thru di Villa Perger, ai quali si aggiungono quelli effettuati dalle USCA, dalle unità speciali di continuità assistenziale che fanno delle visite a domicilio e poi eseguono anche tamponi e dalle squadre infermieristiche. Questo, diciamo, volume di attività è circa 1.500 tamponi per la parte territoriale, alle quali si devono aggiungere 500-600 tamponi che vengono eseguiti al drive-thru dell'ospedale, cioè che viene fatto nel parcheggio dell'ospedale per gli utenti dei servizi ospedalieri. La media della positività? Ma quello più o meno siamo rimasti nei dati di giugno, quindi non c'è una variazione sulla ricerca del Covid. Il 10 per esempio di settembre a ieri noi abbiamo circa 130 positivi, abbiamo trovato. In attesa dell'introduzione dei test nelle scuole, che ha appena ottenuto il via libera del Ministero, il nodo più delicato da districare rimane quello delle tempistiche. I positivi vengono chiamati praticamente nell'arco delle 24 ore, dopodiché il referto per coloro che sono negativi, ci sono diversi canali che possiamo riassumere in questo modo. Uno è quello della medicina generale o dei pediatri a cui viene comunicato il referto del loro utente a cui viene fatto un tampone. L'altro canale è quello di poter accedere al proprio fascicolo sanitario elettronico presso, per esempio, i totem dei distretti con la propria tessera sanitaria se attivata, oppure c'è anche, importantissimo, un portale web regionale che è Referti Covid, dove il cittadino può registrarsi banalmente mettendo i propri dati anagrafici, il proprio codice fiscale, gli viene mandato un codice sul telefono personale con il quale può accedere e vedere il referto. Cambiamo argomento, parliamo di carnevale, tempo di traslochi negli hangar della cittadella, dove da adesso si lavora di fatto alle costruzioni del 2021. Massimo Mazzorini. 1, 2, 3, via! La Formula 1 del Carnevale, quello più bello, più famoso, ricco di carri e mascherate, ovvero il Carnevale di Viareggio, ha lasciato oggi la griglia di partenza per affrontare con entusiasmo e partecipazione il circuito di Re Burlamacco, che lo ospiterà per edizione 2021, Covid permettendo. Gli artisti del Carnevale da oggi si stanno sistemando ai propri blocchi di partenza. Tomei e Bertozzi, promossi in prima categoria, sono al lavoro nei loro hangar, così come Marzia Etna, promossa in seconda categoria. Dopo 30 anni di gavetta, diciamo così, siamo approdati, io e la mia squadra, a fare il carro grande. Un'emozione a cui non siamo ancora consapevoli di tutto quello che ci sta capitando, perché piano piano i traslochi, quindi aumentano gli spazi, arriviamo ad avere il nostro hangar per intero, stiamo iniziando le modellature e ci rendiamo conto che sono abbastanza grandi, perciò è tutto un crescendo, è tutto piccoli tasselli che comporranno poi, quando usciremo per le sfilate, il sogno che si realizza. Molto emozionati, mia madre 35 anni che faceva le mascherate. E quest'anno è un grandissimo salto, cioè un sogno che si realizza. Un'edizione, la prossima, che nasce con entusiasmo nonostante il difficile momento che il paese sta attraversando a causa Covid. Alla Fondazione c'è ottimismo e si guarda al futuro, magari elaborando anche un piano B. Mi auguro che passi questa epidemia e che si possa fare non solo il carnevale, ma anche abbracciarci, parlare. Il segnale è quello che bisogna crederci. Bisogna essere pronti, perché magari se davvero ci sono le possibilità per fare le sfilate, usciamo con il primo maxi evento dopo il mondo che si è fermato per tutti questi mesi. È tutto, adesso di nuovo la pubblicità, poi la terza parte del TG Noi.